Dal Vangelo secondo Marco. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: Taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: Che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. E appena iniziato il ministero pubblico di Gesù, l'annuncio alle genti dopo il battesimo, ed ecco che immediatamente Gesù si scontra con uno spirito impuro, con questo uomo che è indemoniato. Ed è interessante perché la parola di Dio immediatamente si scontra con un'altra parola. La parola annunciata da Gesù, che è una benedizione, che è qualcosa di li che libera, ecco che si scontra con una parola di male, che incastra, che rovina. E infatti questo uomo, o meglio, lo spirito che abita questo uomo, immediatamente inizia a dire: Sei venuto a rovinarci. Come dire, sei venuto a rompere questa situazione, questo quieto vivere di male in cui stava abitando in quest'uomo. Perché questa può essere proprio la situazione che anche noi viviamo, in realtà. Se noi pensiamo anche alla nostra vita, magari prima di una conversione, prima dell'annuncio del Vangelo, ecco che in noi abitava una parola che magari può essere la nostra vita, semplicemente i nostri schemi. Uno spirito impuro è qualcosa che noi fa vivere nel male, che ci fa vivere abbandonati a una parola che ti fa vivere male di te, che magari ti fa semplicemente pensare alla tua vita, al tuo egoismo, a quello che sei, senza andare oltre. E lì dentro ti fa girare dentro uno schema, dentro un loop da cui non ne esci, e per cui tu inizi a continuare a cercare delle logiche piccole, semplici, in cui solamente tu trovi una risposta. E infatti c'è una parte di te che continua continuamente a rifiutare la vita nuova, la bellezza del Vangelo. Ed ecco che Gesù va a rompere l'annuncio della vita nuova, del Vangelo, ecco che porta un esorcismo, porta una parola che libera. Una parola che dà una nuova vita, che dà una nuova speranza. Quando hai incontrato il Signore per la prima volta, ti sei reso conto che c'era qualcosa che doveva morire. E non era tanto la tua vita, tante altre cose, ma doveva morire in te qualche convinzione, qualche idea che magari ti portavi dentro. E semplicemente cos'era da fare? Da non farla alimentare più, da farla morire. Ecco questo esorcismo, far morire una parola che in te è una maledizione, per far abitare in te una parola nuova. Una parola che è una benedizione, una parola che dice in te qualcosa di bene, che dà una speranza, una vita nuova. E infatti, all'inizio proprio del ministero di Gesù, la gente si stupisce perché ancora non ha conosciuto il Vangelo, ancora non ha conosciuto il Signore, ma inizia a vedere che c'è un qualcosa in lui di nuovo. Inizia soprattutto a vedere anche in quest'uomo qualcosa di nuovo e in Gesù una parola nuova. Ecco, per noi possiamo ogni giorno scegliere se dare vita, alimentare una parola che in noi dà la vita, appunto, è una benedizione che permette di andare oltre, oppure che ci rinchiude ancora una volta in una logica di maledizione, una logica di piccolezze, di cose piccole. Scegli ancora una volta di seguire quella parola che è una benedizione, che viene dal Signore e apre alla vita nuova.